Nonno, svrang, 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 ieri, nonno, svrang, e poi mi racconti che della coppa, meglio, meglio uscire, intanto però svrang, 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 com'è andata, nonno, ieri? Anche tu, ieri sera, cremina, antibruciore, poi ovviamente ti è toccato far la parte di quello che non gliene fregava niente perché l'avete vinta ormai da 2 anni di fila, svrang, 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 svrang. Lasciamelo, concedimelo nonno, concedimelo, è tutto l'anno che svranghi tutti. Una volta siamo noi che svranghiamo te. Nonno, non siete più forti delle galassie, dell'universo. Io l'ho sempre detto, avete un cazzo di fenomeno che è Lautaro Martinez, cioè in Italia c'è lui e poi il vuoto dietro. Che vi sta facendo una fraccata di gol, che fa giocare, sembra Ibrahimovic quando ha fatto andare in nazionale Nocerino. Però quando non c'era Ibrahimovic, poi Nocerino è tornato a essere quel cesso che era. Lautaro Martinez sta facendo la stessa cosa, sembra che siete fortissimi, ma in realtà è Lautaro Martinez. Infatti è uscito e svrang, 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 svrang. Comunque nonno, ho fatto anche questo video perché dovevo dirti due cose importanti. Una che ieri uno mi ha scritto, mi ha detto saluta il tuo amico falso nonno. Ma questo, secondo me, è amico del cinghiale. Ma poi non ha visto i tuoi video che ormai l'hai già fatto vedere 100 volte che sei franco e hai 57 anni. Che cazzo vuoi? Cazzo viene a rompermi i coglioni a me sotto il canale? E seconda cosa, nonno, volevo farti gli auguri di Buon Natale. Però, svrang, 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 svrang! E buone feste, nonno. Raga, oggi è uscita questa storia della Superlega. Sinceramente, della Superlega a me importa praticamente un cazzo. Cioè, non riesco a capire tutto sto clamore. Per diversi aspetti che adesso andiamo a analizzare, ma prima iscrizione al canale e lasciate un pollice su al benzinero, se anche voi, svrang, 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 al nonno. Allora, la UEFA si incazza. Oggi tornerà ad attaccarsi e abbracciare i tifosi dicendo che tutto quello che la Superlega è contro i tifosi, ma sappiamo ormai tutti che la UEFA dei tifosi se ne sbatte letteralmente i coglioni. La UEFA è quell'elemento che ha introdotto il fair play finanziario a Katsum solo per certe squadre, tipo noi che non siamo andati in Europa League. Poi ci sono squadre tipo il PSG, tipo il Manchester City, tipo il Barcellona, squadre che sono piene zeppe di debiti, però a questi non fanno niente, quindi diciamo che è forte con i più deboli, perché poi vabbè il Milan, ma ci sono squadre di altri stati che non partecipano perché ogni anno mazzate dalla UEFA, però è debole con i petrodollari. E tra virgolette noi meno indebitati, per dirvi, dell'Inter, ma non è un attacco all'Inter, per carità, però meno indebitati dell'Inter, ci siamo trovati a non fare l'Europa, questi giocano. Cioè, se hai certe amicizie nella cerchia, il fair play finanziario lo puoi sorvolare, se no, no. Quindi già l'UEFA che parla di diritti, che parla del rispetto dei club, di tifosi, non è così rispettosa, perché davvero succede una cosa scandalosa, lo sappiamo tutti. E quindi il soprannome UEFA Mafia se l'era già portata dietro lei. Adesso la Superlega. La Superlega potrebbe portare molti più soldi di questa Champions ai grossi club. È una manifestazione che eliminerebbe Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk. È ovvio che prendi più soldi se non metti il Legia Varsavia, quelle squadre, il Lens, per dirvi, è ovvio. Metti solo i top club inglesi, i top club italiani, Paris Saint-Germain, i top club spagnoli, metti solo i top, fai un calderone, cazzo, e giocano solo tra di loro, cazzo, ditemi voi se non è un coso che porta tanti soldi. Però, detto questo, cioè, voi
vi fidate di una manifestazione organizzata da gente come Agnelli e Florentino Perez. Cioè, vi fidate di una regolarità di uno che in Italia ne ha combinate di ogni? Io no, quindi penso che sarà probabilmente un mondo più libero, dove non ci sarà il fair play finanziario, dove sicuramente gireranno più soldi, ma li intascheremo tutti alla stessa maniera, mi domando. Qualcuno non avrà dei favoritismi? Mi ridomando. Non lo so. Però penso che passare da UEFA Mafia a Superlega Mafia non siamo tanto distanti. Però davvero io sinceramente non mi faccio queste paturnie mentali, perché che giochiamo in Champions, che giochiamo in Superlega, che facciamo il campionato italiano, a me sinceramente mi basta guardare il mio Milan, tutto il resto non me ne frega, andate a giocare dove ci avete voglia, la Coppa del Nonno League, c'è il Milan, io la guardo. La Coppa Oratorio, se vengono qua all'Oratorio di Primolo e gioca il Milan, me lo guardo, quindi è indifferente quello che faranno, frega davvero, zero al cubo, sono solo gli juventini che si esaltano, perché ormai gli hanno fatto di tutto, il VAR, tante cose per fermarli, per non farli più rubare, per bloccarli, allora quindi vogliono organizzare una manifestazione loro per fare probabilmente le loro cose, ma a me da milanista, che fra un anno o due io giocherò la Superlega, la Champions, l'Europa League, il campionato, sarò fuori dal campionato, a me basta guardare il Milan, tutto il resto conta un cazzo. Capitolo Benacer, non incazzatevi, io vi chiedo, non incazzatevi con Benacer. D'altronde, questo è algerino e ci tiene alla sua nazionale. Non, ha ragione quando vi dice, non è colpa sua se mettono la Coppa d'Africa a gennaio, non è colpa di Benacer. Anche io mi aspettavo che rifiutasse, ha accettato? Allora, loro non sono come noi italiani, che quando gioca l'Italia ce ne frega meno di un cazzo, basta che guardiamo il Milan, ci interessa solo quando facciamo la competizione. Cioè loro sono molto più sanguigni, loro ci tengono molto di più alla loro nazione, sì, sono molto più orgogliosi rispetto a noi. E quindi dobbiamo capirlo, io lo rispetto la sua, sono dispiaciuto perché dico sei stato fermo tanto tempo. Cioè, secondo me andare a rischiare per una competizione come la Coppa d'Africa magari di farsi male e noi dobbiamo ancora aspettarti, è sbagliato. Però rispetto la sua decisione, non me la prendo, amici, come prima. Così come quanto è bello vedere Ibra a Milanello. Poi stanno cercando tutti di farmi... No, non è il badante. Però intanto, a me, badante o non badante, saperlo lì, che dà due indicazioni, che va a vedere il Milan, che carica i ragazzi... Qualsiasi vittoria, ricordatevi, da oggi in poi, sarà merito di Zlatan Ibrahimovic. Punto. Se conquistiamo qualcosa, è perché è arrivato Zlatan Ibrahimovic. A me i Pioli sono fa, non mi interessa. A me interessa vincere, e quindi ringrazierò solo e sempre Dio, Zlatan. La cazzata Zirze, adesso esce la cazzata Zirze. Tutti lo stanno mettendo, Pelle, tutti che vogliono Zirze, fortissimo, ma a fine stagione Zirze varrà 40-50 milioni, io dal mio spero che il Milan vada a prenderlo, ma che cardinale tira fuori questi soldi, salvo che venda un top giocatore del Milan, allora se vende Leao o Maignan o Theo Hernandez, allora magari arriva Zirze. Ma se no, non fatevi incitrullare da questa gente che adesso menerà il torrone per dei mesi dicendo zizze, vedrete, come David che poi non arriva. Quindi stiamo calmi, piace a tutti, per tutti noi è un fenomeno, se arrivasse al Milan farei salti di gioia, però al mercato di giugno ci pensiamo a giugno, sempre forza Milan, raga, iscrivetevi al canale, nonno, sbran, 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 sbran.